La Calabria ha la più alta percentuale di comuni sciolti per mafia, quindi c'è un problema di funzionalità degli enti locali, ma anche un problema della normativa. Lo ha detto il presidente del TAR Calabria Vincenzo Salamone incontrando i giornalisti in occasione dell'inaugurazione del Tribunale Amministrativo Regionale. Il problema della normativa, aggiunto ai microfoni di RTC, è che secondo una mia valutazione personale il sistema del commissariamento non funziona, in quanto sciogliere gli organi direttivi e mantenere i dirigenti, che sono poi quelli che gestiscono i comuni, non è utile, tant'è che ci sono comuni sciolti 2 o 3 volte, significa che il tessuto democratico non è maturo. D'altra parte, ha proseguito Salamone, è uno strumento straordinario perché comporta la sospensione del principio di democrazia applicata negli enti locali, quindi c'è un bilanciamento di situazioni molto delicato. Allora, le criticità sono evidenti, però io scinderei il singolo episodio, dove può anche essere una valutazione sui presupposti riguardanti il singolo scioglimento. Poi c'è un problema complessivo sull'adeguatezza della disciplina del commissariamento a contrastare effettivamente il condizionamento degli enti locali. Lì probabilmente qualche intervento legislativo con sistemi di tutoraggio, quindi con delle soluzioni intermedie prima di arrivare allo strumento estremo dello scioglimento, quindi sostanzialmente della sospensione degli organi elettivi per un periodo peraltro anche lungo, perché ci sono 2 anni più la possibilità di prorogarlo, potrebbe essere una soluzione che il legislatore valuterà. È un dato drammatico che la Calabria è tra le regioni in cui vi è il maggior numero di enti sciolti per infiltrazioni mafiose, questo è un dato reale.